In questa seconda domenica di Pasqua viene chiamata anche Domenica in Albis Depositis, perché era il giorno in cui coloro che avevano ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua, in questa domenica riponevano l'abito bianco. Ma è anche dal 1992 diventata la festa della Divina Misericordia, voluta dal Santo Padre Giovanni Paolo II. Dobbiamo questa festa a lui naturalmente, ma sull'esperienza di una santa, Santa Faustina Kowalska, una polacca che nasce nel 1905, morirà nel 1938 proprio a Cracovia, la terra di Giovanni Paolo II, appena 33 anni. Entrerà a 20 anni suora e avrà visioni, avrà esperienze mistiche che la chiameranno ad essere una testimone della misericordia di Gesù. Ha incontrato tantissima difficoltà sulle prime, ma poi pian piano la Chiesa ha riconosciuto in lei una che ha ricevuto dal Signore tanti doni, tante grazie. Ma lei diceva: né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono elargito rendono la vita perfetta, ma sono l'unione intima della mia anima con Dio a renderla perfetta. I doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio. Anche nel convento aveva incontrato tante difficoltà, invidie, rivalità, godeva di una grande fama di santità, ma nello stesso tempo la santità incontra sempre tanti ostacoli. Ad una consorella che un giorno, mentre lei si trovava sul letto che la porterà alla morte, le dice, le confida: io non capisco come fai tu ad essere così serena in questa situazione, riesci a capire le cose alte, le cose grandi di Dio. E lei risponde candidamente: immergiti nella bontà di Dio, gli fa male la tua incredulità. Ecco, è che questa parola, questa frase naturalmente si rivolge anche a noi. La Divina Misericordia. Nel brano che abbiamo ascoltato, quanta misericordia di Gesù, quanto amore. Gesù ci rivela l'amore del Padre, il suo amore nei nostri confronti. Vorrei concludere con queste due brevissime preghiere di Santa Faustina Kowalska. Una prima è atto di consacrazione breve. Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro totalmente e per sempre a te. Trasformami in un docile strumento della tua misericordia. E in una preghiera di guarigione: Gesù, il tuo sangue puro e sano circoli nel mio organismo malato e il tuo corpo puro e sano trasformi il mio corpo malato e pulsi in me una vita sana e forte. Con le preghiere e l'aiuto di Santa Faustina Kowalska, anche noi immergiamoci in questa seconda domenica di Pasqua per godere Gesù risorto, per godere il suo amore misericordioso.